bianco ha spinto il pedo in E5 e dice: ah, che figo, ho messo il pedo in E5. Ma il nero anche è contento perché ha eliminato l'affiancamento centrale. Il bianco aveva sempre due scelte, mentre il nero una sola, e questo crea imbarazzo al nero, che fa fatica a sviluppare i pezzi in accordo a tutte e due le possibili strutture che si possono verificare. Quando il bianco spinge, il nero ha una sua, dei suoi motivi per essere contento, cioè almeno sa qual è la struttura e può sviluppare i pezzi di conseguenza. Abbiamo gettato le basi per il nostro attacco, perché quel pedone sta dando un sacco di fastidio alla difesa del nero, in particolare sulla casa NF6. Noi abbiamo un alfiere fortissimo, una donna fortissima che può venire qui, perché hai il controllo totale della casa NF6. Il bianco vuole attaccare, quindi di conseguenza il bianco non li vuole cambiare i pezzi, perché ricordatevi che questo pedone significa che voi volete giocare in medio gioco o in apertura, non volete giocare nel finale con questo pedone qui. Questo serve in attacco. Quel pedone nel finale rischia di essere debole. Vi chiarisce qual è la chiave di lettura di questa situazione. Il bianco ha preso un coltellaccio enorme, oppure un'accetta, ha dato una botta sulla scacchiera e l'ha divisa in due. Col disegno si vede subito che l'ha divisa in due, invece senza disegno non si vede. Ah, qua io ho il cavallo, posso fare alfiere G5, posso attaccare di là. No, invece dovete guardare questa cosa. Il fatto che noi, quando stiamo attaccando, prendiamo un muro, lo schiaffiamo lì con tutta il mastice della colla, e lui non ci può più passare in questo muro. Il bianco prende, dice, ha costruito il muro, poi richiama tutte le sue truppe e dice: ragazzi, andiamo di là. Tutti da quella parte. Ma il lato di donna ci frega niente, il lato di donna lo lasciamo completamente. Prendiamo tutto quello che abbiamo, se fosse risico cambieremo pure i carri, prendiamo tutto quanto e lo portiamo tutto di là, tutto, guarda, prendelo. Tum 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 tum. Spettacolo! Cioè, vedete com'è? In questa chiave di lettura diventa tutto molto più facile. Che farci del cavallo in B1? Allora, è semplicissimo. C'è questa manovra. Eccola qua. Cavallo F1, perché ovviamente qui avremo la torre e sarà il caso di spostarla quando dovremo fare l'attacco di pezzi. Ovviamente non sarà il caso di spostarla, la lasceremo in F1 se invece opteremo per l'assalto dei pedoni. Quindi completamente diverse queste cose. Con l'assalto dei pedoni la casa E1 spesso ci servirà per il cavallo. Con l'assalto dei pezzi invece ci vogliamo mettere lì il cavallo in F1. Questa reazione frontale dove sta attaccando il bianco. Pum, F6. Ok? Quindi bianco fa F5, crede che sta attaccando lui, fa mancare il sostegno al punto E5 e nero dice: ferma tutto, però io sono tutto bello sviluppato, ho i pezzi che controllano il centro, ora ce la discutiamo frontalmente così. Quando siamo arrivati qua, il bianco deve decidere: o si rivolge alle case chiare o si rivolge alle case scure. Le case chiare le esplora giocando F per E6 e quindi in questo modo cercherà di attaccare sulle case chiare. Le case scure normalmente chiaccia, abbiamo già quello là, si raggiungerà in questo modo qui. Non miriamo a bucare tutte le case scure, oppure miriamo a scassare l'arrocco così. Qual è il succo? Dobbiamo decidere qual è il piano principale e qual è il piano secondario. Ci si arriva per logica. Vogliamo indebolire questa casa e anche questa, principalmente questa casa, anche questa effettivamente, oppure vogliamo indebolire questa? Qual è che sta più vicino al re nero? Il pedone G7, quindi noi vogliamo indebolire principalmente il pedone G7. Immaginatelo così, dove quindi F4 è come se fosse una base di una catena e quindi il nero sta attaccando la base. In realtà è un qualcosa ancora più di aggressivo.
perché c'è l'attacco alla punta e poi anche ha un altro pedone che la sostiene. Qual è l'idea? Allora, l'idea innanzitutto è quella di deviare il pedone F4, cioè quando il pedone F4 mangia in G5 e quindi sta catturando il pedone verso l'ala, il nero cattura il pedone verso il centro. Per fare questo, ovviamente, non è importante quante volte il bianco controlla G5, cioè può controllare pure 87 volte. Tanto noi in G5 non vogliamo riprendere, noi vogliamo riprendere dall'altra parte. Lui ha ancora due alternative, che sono le classiche alternative di tutte le tensioni: mangiare o spingere. Quindi dopo G5 il nero crea un'altra tensione e quindi si mantiene un'opzione, l'opzione di mangiare o spingere, e quindi crea due minacce con una. Ecco perché quest'idea con G5 effettivamente può avere tante giustificazioni, sia strategiche che tattiche.